è prevista anche una sfilata in costume e ci saranno dei vari gruppi paese e sfileranno in costume e sono gruppi anche di centri più o meno vicini anche del Campidano, ma più particolari, maggiori li chiediamo proprio al presidente della Prolocco, Antonio Usai, che ci dirà infatti quali sono i gruppi che sfileranno questi giorni di festa alla fine di questa settimana. I gruppi che sfileranno questi giorni di festa sono il gruppo di Villamare, il gruppo di Villamare, Santa Maria Ditti, poi il gruppo di Serramanna, il gruppo di Pirri, di Monserrato e il gruppo di Monastero. Quindi sono diversi gruppi. Mi stava accennando. Il gruppo Folk 78 del Nuri, il gruppo locale. Mi stava accennando anche prima che forse non ci potrebbe esserci anche dei premi, probabilmente, se le tasche della società se, lo consentono. Se ce lo facciamo con i fondi ancora dovremmo raccogliere con le quote della popolazione, con l'acquisto, diremo. Se la facciamo se consegneremo qualche gagliardetto, qualche coppa, ancora non abbiamo deciso niente. Vogliamo l'occasione che stiamo parlando proprio col presidente della Prolocco, quindi di chiedere maggiori chiarimenti per quanto riguarda proprio il programma di questi festeggiamenti. Allora, il programma di questi festeggiamenti... Venerdì cosa apriamo? Venerdì si apre con la... L'arrivo del santo? Forse? Sì, si parte col santo della chiesa parrocchiale, si arriva qua nella chiesa campestre di Sant'Antonio. Poi si ferma qua, si fa un piccolo invito. E ci saranno i balli qua sera, vero? Sì, di pomeriggio, di sera ci sono i balli col fisarmonicista fiorentino. Poi sabato? Sabato c'è un complessino di liscio. Poi di pomeriggio, che mi stavo dimenticando, c'è un concerto della banda musicale, ricordando il 50° anniversario della fondazione della banda Cosso Brunetti. E poi di sera c'è il complessino in Azadei col fisarmonicista, sempre sentendo che Nurri richiede questo sempre... non qui, però, no, vero? Quello, nella parrocchia, cioè nel piazzale parrocchiale a Nurri. Quello. Poi domenica... La sera facciamo soltanto una sera qua. Domenica, poi si conclude i festeggiamenti, cosa abbiamo? Cosa bolle in pentola? La pentola bisogna vedere sempre, quello è il programma come ho detto prima, della sfilata, della grande sfilata, come vero che state di mattina c'è la cosa campestre che parte dalla cantina sociale e arriva qui alla chiesa campestre. Riservate ai ragazzi e alle ragazzine. Ragazze e ragazzine. E poi alle 4 c'è la corsa campestre, c'è la maratona che parte dalla cantoniera. E arriva lì alla piazzetta di San Remo, la piazzetta monumentale, che ci saranno grandi premi, quelli sono già decise per le coppe che sono offerte dal Circolo Arci, per questi premi sia della maratona sia del Corsa Campestre. Questo di Sant'Antonio, se non sbaglio, è la prima iniziativa che la Prolocco di Nurri cerca di portare avanti, vero? Perché della Prolocco siamo già da diversi anni che sentiamo parlarne, e se vogliamo ne sentivamo un po' la mancanza, perché un po' tutti i paesi del Sarcidano o del Campidano eccetera fanno leva su un'istituzione di questo tipo per portare avanti certe iniziative, rilanciare il nome del proprio paese, certi aspetti culturali e folcloristici anche all'esterno, o perlomeno conservarli nel proprio ambiente. E adesso a che punto è la situazione per quanto riguarda proprio l'istituzione di questa associazione? Quest'anno siamo partiti come iscrizione, siamo tutti regolarmente, diciamo, la cosa è tutto regolare. Come iscrizione abbiamo il primo anno che abbiamo l'iscrizione all'album regionale. Quest'anno stiamo facendo come prima sagra a Sant'Antonio. E stiamo facendo un sacrificio, anche questa pista che abbiamo fatto qua come inaugurazione del primo anno della Prolocco di Sagra Campestre, organizzata dalla Prolocco. Stiamo facendo un sacrificio della questa che ci sta dando la popolazione e un po' di contributo, sentendo il comune.
Io in apertura avevo detto che avevo accennato al fatto che a Nuri ci sono tre feste nel mese di giugno, tre feste campestri, Sant'Antonio il 13, San Giovanni il 24 e il 29 di giugno, c'è San Pietro, tutte e tre feste campestri. Anche per queste altre due feste che verranno dopo il 13 ci sarà qualcosa oppure per adesso vi fermate con Sant'Antonio? No, come prolocchio, per adesso come comitato, cioè diremo come comitato, come organizzazione, e facciamo questa di Sant'Antonio, poi in seguito vedremo, finita la festa di Sant'Antonio, la saga di Sant'Antonio, vedremo di fare un'altra assemblea e costituire un'altra organizzazione per questa altra festa. Poi vi aspetta, infine ci sarà il clou probabilmente con la festeggiamento della saga di Santa Rosa il 4 di settembre. Sì, avete due mesi di tempo per organizzarvi. Ci aspettiamo qualcosa di diverso quest'anno. Pensiamo che ci sia qualcosa di diverso, però come quest'anno non sa ancora, come programma di Santa Rosa non si è fatto come al solito, perché i programmi come abitudine a noi si fanno sempre un mese prima, perché è un paese molto difficile anche per radunarsi. Programmi a lunga scadenza non fa fame. Non fa fame perché al momento giusto ma viene in mente facciamo questa sagra, perché siamo, o sarà la mia impressione, non siamo decisi quando dobbiamo fare qualche festa, sì, diciamo facciamo questo, però alla fine questa società adesso come è successo per Sant'Antonio, per la saga di Sant'Antonio, eravamo partiti in una ventina, però mi sa che armiamoci e partite, così è il classico discorso, armiamoci e partite. E quanti siete adesso a gestire questa associazione? Siamo 11 persone adesso che stiamo continuando la proloco, vero? Sono 11 persone. 11 persone, ecco, che questi operai che sono venuti qua, come sono venuti? A che titolo? A titolo chi ha provveduto a fare questi lavori? Io ho provveduto come comitato, poi un altro secondo comitato si era proposto di fare, che volevano la pista, no? Che come sagra e così. Cioè questa spesa qui per esempio, questi che sono venuti grazie a Amore Dei oppure sono retribuiti dal comune o sono retribuiti dalla Proloco? No, non sono retribuiti da nessuno, è solo un volontariato. Sono volontari. È un volontariato. Quindi è un'iniziativa ancora più da apprezzare sotto questo aspetto, anche perché se il presidente si chiama Antonio, qui di Antoni non sono tutti. Questi che sono qua intorno sono gli operai, alcuni degli operai, perché non sono neanche tutti, alcuni sono ancora seduti che stanno ristorandosi con un goccio di vino o facendo una piccola merenda, sono gli operai a cui accennavo prima, che hanno, gratis et amore Dei, hanno portato a termine il primo tempo, se vogliamo, del lavoro che si cerca di realizzare, cioè questa piazzuola. Domani io ho detto che si doveva fare che cosa? L'aggetto del calcestruzzo, vero? Sì, domani si farà un getto del calcestruzzo per costituire questa pista che servirà per rinnovare la festa tradizionale di un tempo e speriamo riesca bene e si rinnovi davvero come gli antichi hanno conosciuto e in parte anche noi. Ti ha pagato bene il presidente per oggi e domani? Queste paghe vengono dalla tasca del singolo stesso, diciamo, la volontà e basta. Soprattutto la soddisfazione forse di aver contribuito. Di rinnovare e contribuire chi può, solo che molti non potrebbero non lo fanno. Speriamo che qualcuno abbia buona volontà in prossimo e ci aiuti almeno in mano d'opera o contribuire in altri sistemi, insomma, che si riesca a rinnovare queste tradizioni che dappertutto le stanno rinnovando e speriamo anche a Nuri rinnovi. Ecco, si ha bisogno più che di collaborazioni a parole, di una collaborazione a fatti. Più concrete, a fatti che a sentirle solo dire andiamo e veniamo, però pochi vengono ai fatti. Fa quel che si può. E richiede sempre sacrificio, certo. Ogni cosa richiede sacrificio. In queste cose così ci vuole la buona volontà. È fatto singolarmente e il sacrificio viene raddoppiato, triplicato. Certo. Si può raggiungere lo scopo. Vedete i giovani e persone che hanno lasciato anche il loro lavoro tradizionale per venire qua. Vediamo uno che senz'altro non fa questo di mestiere. No, io infatti non lo faccio di mestiere, comunque per queste cose mi piace, quindi ho collaborato, anzi sono stato uno dei primi a espormi per fare questa pista qua, che mai si era parlato, quindi ho insistito e ci sono riuscito, almeno penso. Ecco, noi diciamo che si tratta di una pista e una grande
è una piccola cosa, però in effetti infatti, è una grande cosa, sì, se sì, l'ha sì. portato. E se Dio vuole, speriamo che riusciremo a fare anche quella di San Pietro l'anno prossimo, e con questo, anche pensando che qualche cittadino di Nurri collabori un po' di più, non in parole, ma infatti, ecco, quello che ci serve. Quindi questa è una critica che viene fatta, perché... è una critica generalizzata, esatto, quasi. No, perché nel bar si parla una cosa, poi quando è il momento di collaborare nessuno si presenta, e siamo sempre i soliti quattro a fare le cose. Ecco, avete avuto dei contributi dal comune? Contributi, abbiamo fatto tutto da noi stessi, senza contributi. Il contributo del comune mi sembra che qualche cosa l'ha dato, se non sbaglio. È stata poi la questa il... paese, vero? Sì, esatto, insomma, qualcuno a chi ha dato un po' rego macchinari, a chi ha dato il cemento, insomma, non proprio gratis, comunque a prezzo accessibile. Esatto. Quindi è già qualche cosa, speriamo che in seguito... ha messo la macchina a disposizione. Macchina e ruspa. Anche la ruspa. Io ho messo la pala. Anche la pala meccanica. Sì. Infatti abbiamo visto che c'erano tanti sassi qua e senz'altro ci è voluto... Fa piacere anche a me. Del mezzo meccanico. Non sono uno dei promotori di iniziativa perché non ho tempo, no? Però al momento mi piace dare una mano a tutto quello che posso. Perché le tradizioni bisogna tenersele, è un dono, è una... cioè... È una cosa che gli antichi ci hanno lasciato e dobbiamo è un'eredità che dobbiamo conservare a tutti i costi, a qualsiasi sacrificio, che è un patrimonio che va salvaguardato. È un po' dappertutto si cerca di farlo rinverdire, di conservarlo, di portarlo nuovamente in auge, e anche a Nurri certo non sarà da meno, perché questa iniziativa che state portando voi avanti servirà senz'altro a questo scopo. Certo. E quindi vedo che un po' di soddisfazione ce l'avete, perché avete lavorato, avete sudato, però vedete qualcosa crescere, certo, come un pargoletto. Ma è ancora di più, perché ce ne approfittiamo del lavoro che abbiamo fatto oggi. Ecco, è vero. Va bene, possiamo chiudere questo giro? Continuiamo ancora? Ecco qua il presidente, giovane il presidente, giovanissimo, vedo. Sì. Quanti anni hai? 18. 18, un presidente per quanto riguarda i festeggiamenti? Sì, vero. Anche associato alla Proloco. È anche associato alla Proloco. Ma cos'è il presidente anche del comitato? E poi c'è, in effetti c'è anche il capobriere normalmente. Che non, sì, non c'è anche l'obriere, no, è Nino Pisano. Nino Pisano. Io ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per questa pista, il comune anche se ha dato poco. Meglio di niente, è sempre meglio. Una rosa Icci. Poi a Cil Lorenzo Bandino, a Posto Savaglia, gratisi. Iscarro, Gianni Gravoni e tutti gli schianti partecipavano a vincere in mondo. Sì. Maguro che venga in Tagrasi, meda sa che punti segnali se non ti partecipavano. Vincere in mondo. Ho visto che la tettoia della chiesa è un po' malandata, vero? Forse. Il gruppo vai di Ocano punti punti in mallo. I ragazzini che ci sono andati su per cercare i nidi. E hanno fatto 2 milioni e mezzo di danno, come te mini. 2 milioni e mezzo di danno, certo. Questo, questo sarà un monito anche per i bambini, cioè che non tutti gli anni si possa fare un intervento del genere, perché non ne vale la pena per un paio di passeri, certo. Per una merenda che si rovini una tettoia di una chiesa. Certo, perché per ripristinare e rimetterla in sesto bisognerà spendere oltre 2 milioni. Ce ne vogliono migliaia di passeri per fare poi. Certo, dato che questo. Aspetta, che non. Viene diramato in televisione, è giusto che si dica e che i bambini che la guardano ne traggano un concetto di che questo. Ci sia rispetto, che ci sia rispetto, certo. Rispetto per una cosa che poi è di tutti, è una cosa pubblica e quindi deve essere salvaguardata. Dicevi? Passare qua? Sentiamo un altro rappresentante della Proloco. Sì, sono un rappresentante della Proloco e sono... Una barba bionda, eh? Sono 5 anni nel Comitato di Sant'Antonio. Mi sono sempre battuto per fare qualcosa qui in Sant'Antonio. E finalmente si vede... E ci siamo riusciti almeno quest'anno a concludere qualche cosa. Ringraziamo sempre il Comune, Gianni Pizzalis e tutti i collaboratori che ci hanno aiutato.
Dunque, il Presidente ci ha detto prima di tutte queste vostre organizzazioni, quello che intendete fare, eccetera, vi darà, io mi auguro che i risultati poi siano veramente quelli che tutti voi vi aspettate, cioè che, siano validi. Speriamo, noi ci battiamo sempre per fare qualcosa di migliore ogni anno, perché anche abbiamo cominciato con dei giorni di festa, adesso ne facciamo almeno 3 giorni, siamo già 3 anni, facciamo 3 giorni di festa, non soltanto 2 giorni di fisarmonica, facciamo un giorno di fisarmonica e 2 giorni di complessino. Quest'anno facciamo un giorno di fisarmonica qua nella chiesa campestre di Sant'Antonio, 2 giorni in paese più 5 gruppi che si filano tramite la Prolocco. In pratica la festa di Sant'Antonio sta diventando la seconda festa di Nurri dopo la sagra principale, che sarebbe quella di Santa Rosa, il 4 di settembre. Sì, purtroppo noi tramite la Prolocco vogliamo sempre che venga migliorata questa festa. Ecco, poi forse bisognerà un po' spremersi le meningi per vedere anche di trovare qualche altra soluzione, qualche altra iniziativa che possa abbracciare altri settori, in modo che veramente Nurri abbia... Noi avevamo deciso di fare qualche piccola casa qua, sì, tra amici, cioè, almeno tra amici, per fare almeno qualche giorno di festa in più qua. Ecco, io non che vorrei fare adesso, ma facendo un raffronto, noi abbiamo una sagra grossa in un paese vicino ad Orroli, dove c'è Santa Caterina, dove hanno fatto una struttura che effettivamente forse è veramente grossa per quel centro, perché c'è la luce, ci sono gli impianti elettrici, c'è la pista, c'è un piccolo, diciamo, c'è il... Roberto, mira, sono qui. Siamo interrotti ieri, mentre parlavamo della festa di Santa Caterina e facevamo dei raffronti con l'organizzazione di Nurri e l'organizzazione di Orroli. Per difetti tecnici la trasmissione si è interrotta proprio in quel momento, la riprendiamo oggi, stamattina, domenica, mentre gli operai stanno per completare il lavoro di questa rotonda, cui accennavamo proprio ieri, che è destinata ai balli in occasione della festa di Sant'Antonio, che ricordiamo si deve celebrare nei giorni di venerdì, sabato e domenica, 10, 11, 12 questo mese. E adesso, come potete osservare, i lavori sono quasi terminati, resta uno spicchio di questa rotonda da completare e vedete che sono arrivati anche i rinforzi oggi, perché gli operai sono più numerosi e sono intervenuti veramente in un folto gruppo a completare quest'opera, che servirà senz'altro a migliorare i festeggiamenti in onore del santo. Si sono mobilitati i giovani, si sono mobilitati non solo gli Antonio di nome, ma un po' tutti. Ieri ci abbiamo visto al lavoro il camion di Lorenzo Bandino, oggi c'è una betoniera di Martini e un camion di chi è questo? Non lo sai. C'è un camion che ha portato l'acqua proprio per preparare l'impasto di cemento. E hanno messo attorno alla rotonda anche dei tubi di ferro, sono stati piantati in modo da poter effettuare poi un recinto, perché sembra che per evitare il solito inconveniente del pubblico che si assieppa attorno ai danzatori disturbandoli. Vedete quanta gente sta ancora lavorando, prendendo misure, qualcheduno si ristora. Antonello Mula sa per che cosa è venuto? Ecco, ho portato un 8 botte, Giovanni Marcialis,
ha offerto la birra per gli operai. E l'abbiamo già detto, questo di Martini, e un po' tutti hanno collaborato. E sono mobilitati gli operai che hanno prestato la loro opera gratuitamente, si sono prestati gli imprenditori che avevano le macchine a disposizione, le hanno portate qui per completare quest'opera, per realizzarla. Adesso vi stanno giungendo delle immagini del centro abitato. Ecco un'inquadratura del cameraman. Rivolge la sua telecamera verso le campagne circostanti. La chiesetta è situata su una collina che domina le campagne. E adesso state notando un altro gruppo di operai che sono sul tetto della chiesa, un tetto che, ecco, dobbiamo dire che ci sono più tegole smosse che tegole ben messe. E questo sembra che sia dovuto all'opera vandalica dei ragazzini, che pur di trovare qualche nido d'uccello hanno smosso tutte le tegole. Si calcola che i danni ammontino e superino i 2 milioni di lire. Adesso gli operai stanno cercando di risistemarle, ma evidentemente questa azione dei ragazzini dovrebbe essere evitata, almeno per l'avvenire, perché 2 milioni di lire solo perché i ragazzini giochino, portino avanti un gioco di questo tipo, evidentemente non è una cosa ben fatta. Oh, tu accabbai all'altra guarda, niente. Lì. Allora, quando voi... Ecco, abbiamo avvicinato un altro gruppo di operai. In una pausa di lavoro si sono avvicinati anche loro al microfono per dire le proprie impressioni su questa realizzazione che stanno portando a termine oggi. Ecco qua adesso abbiamo proprio avvicinato il vicepresidente della Proloco, sì. Che si chiama Azzori Giuseppe, anche lei, anche ieri c'era, se non sì, sbaglio. Sì, ci sono stato ieri e avanti ieri, anche siamo venuti qua per tracciare la pista. E più abbiamo cercato degli operai per aiutare. Oggi sono più numerosi di ieri, vero? Non tanto, no. Saranno 3 o 4 in più oggi. Ma ci sono anche gruppi che stanno lavorando all'interno per dare la tinteggiatura. Sì, ci stanno pinturando dentro, tutti i collaboratori della Proloc sono. Sistemando il tetto. Sì, sì. E poi questo vedo che è venuta abbastanza bene questa rotonda. Insomma. Servirà allo scopo. Sì. Servirà allo scopo. Lei cosa mi stava dicendo? Che c'era da mettere a posto tante cose, che la chiesa sta cadendo giù e ci voleva collaborare tutti e metterla a posto. Piano piano sta venendo tutto giù la chiesa. E invece di spendere un milione... Un milione, ce ne voleva due e si metteva a posto anche la chiesa. E lei ieri anche... non c'era? Sono venuto oggi, che mi hanno invitato a collaborare. A collaborare con questa organizzazione che hanno avuto per partecipare a fare questi lavori. Io sono stato pronto, perché mi hanno invitato, poi per migliorare la festa ogni anno, così viene fuori una cosa ben fatta. Perché infatti i balli qua in campagna non sono stati mai potuti portare. Non sono stati mai fatti proprio per questo motivo. Appunto, è meglio che la festa si faccia qui in campagna, che è una cosa più bella. Adesso vediamo un po' di avvicinare il capobriere oggi, è Nino Pisano. Esatto. Lo guardiamo adesso. Devo ringrazio tutti i componenti del Saprolocco. Innanzitutto, vostra collaborazione che antionavo. Prodotto su chi si offendi, ma che in me la gente si critichi, però noi si cerca sempre di andare innanzi.
E con questo, io ci cado di rinnovare questa festa di Sant'Antonio in noi in Sagresia sua. E mi auguro che i demoinanti sigano sempre questo passo che noi ci cado di fare. Augurendi a tutti, buona festa. Accettiamo gli auguri, certo, li gradiamo del capobriere. Qui c'è un altro Antonio, Io uno dei componenti degli ubridi, siamo una comitiva di 8 persone, abbiamo iniziato 7-8 anni fa a rinnovare questa festa, la quale prima la faceva la signora Maria Gallia di Nurri, poi l'ha presa mio cognato Antonio Usai, e così abbiamo continuato con Severino Lecca, io presente. Che è una tradizione della famiglia Usai, vero, sì. Di questa festa? Già noi la facevamo tanti anni fa, di una lavinia nostra, no? Esatto. Eravamo una comitiva nostra. Speriamo che tutti ci seguano, che rinnovino questa festa come noi stiamo cercando di fare, nonostante tutte le critiche che si sentono in giro, perché è una cosa che ormai succede dappertutto purtroppo. Auguriamo a tutti buona festa, che tutti collaborino come noi stiamo facendo fino a quest'anno. Grazie. Grazie anche a te. Però il nostro ti sei distratto appena prendendo un'altra inquadratura, quanto sembra, mentre parlava Antonio. E comunque adesso vedete che arriva l'ultimo, forse sarà l'ultimo oggetto questo di cemento. E con questo verrà completata la rotonda. Penso che con queste immagini possiamo chiudere questa diretta da Sant'Antonio, dove ci daremo convegno tutti quanti il giorno 10 pomeriggio per quando si accompagnerà il santo proprio in questa chiesa in campagna. Ricordiamo che i festeggiamenti avranno luogo il 10, l'11 e il 12, che il programma è piuttosto nutrito, ci sono balli qua in campagna, ci sono balli nella chiesa parrocchiale, c'è una corsa riservata ai ragazzi domenica mattina.